Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come ho detto al titolo, siamo a fare un giro in e-bike, un sentiero in e-bike con la nuova e-bike della Fantic. Penso alla loro prima e-bike, bellissima, comodissima. Adesso arriviamo al sentiero e vi spiego un po' come, quali sono le sue caratteristiche e poi partiamo. Ragazzi, qua siamo con una e-bike della Fantic, la loro prima bike penso, Alo qualcosa, se riuscite a leggere, espulsione 1.5, ha un motore che regge fino a 4 ore e mezza, poi montata, non sono riuscito mai a leggere questo ammortizzatore qua, però dovrebbe funzionare. Vediamo il motore e partiamo. È un sentiero abbastanza tecnico con curve strette, ma si può comunque fare. È un sentiero pubblico che vabbè, però possono farlo tutti, non è difficile. E a me piace moltissimo. Curve quasi troppo strette per questa 29. Ragazzi, siamo qua su questo sentiero e ho scelto proprio questo per due motivi. Per un motivo, dopo c'è anche un po' di salita, poca però c'è. Secondo motivo, è uno dei miei sentieri preferiti, anche se ci sono caduto e ho bucato molte volte. Ok, andiamo su boost e devo dire che si comporta benissimo anche in salita. Ora è tornata la discesa. Le pecore, capre e pecore ci siamo beccati. Ok ragazzi, adesso c'è ancora un po' di salita, salutiamo le pecore e andiamo a fare la salita. Ok ragazzi, adesso torniamo a casa e niente. Anzi no, tagliamo per di qua. Altro sentiero questo. Questo qua però è molto scorrevole, a parte le curve o stronze.
ragazzi, finiamo qua il video. Da questa bici è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo ad un prossimo video.